Caso Brigitte, moglie di Macron. Ecco tutta la verità. La moglie di Emmanuel Macron, Brigitte, è da tempo al centro di pettegolezzi, ma uno di questi ha superato ogni limite. Secondo alcune teorie, sarebbe transessuale. Una voce assurda che ha invaso il web e ha persino richiesto l'intervento della giustizia francese. Ma la sentenza riuscirà a mettere la parola fine a questa storia? Brigitte Macron, nata Trognau, è una figura che ha sempre attirato l'attenzione per la sua eleganza e la sua storia d'amore con il presidente francese. Tuttavia, negli ultimi anni, una teoria complottista ha preso piede online. Secondo alcuni, Brigitte non sarebbe mai esistita. A sostenere questa bizzarra tesi sarebbero due esperte del mondo cospirazionista, Amandine Ray e Nataka Ray, che affermavano che il fratello di Brigitte, Jean-Michel Trognau, avrebbe assunto la sua identità dopo un presunto cambio di sesso. Questa teoria, ovviamente, è stata alimentata da interviste surreali e da una montagna di fake news diffuse a macchia d'olio sui social media. La giustizia francese non ha tardato a intervenire. Il Tribunale di Parigi ha infatti condannato le due principali fautrici della diffusione di questa bufala. La sentenza prevede una multa di 500 euro, con pena sospesa, e un risarcimento danni di 8.000 euro a favore di Brigitte Macron e 5.000 euro al fratello Jean-Michel. Nonostante l'assenza di Brigitte al processo, il verdetto chiarisce che queste accuse erano del tutto infondate e diffamatorie. Questa vicenda dimostra ancora una volta quanto il gossip possa essere pericoloso e quanto sia difficile contrastare la diffusione di menzogne sul web. Anche quando la verità è evidente, le bugie viaggiano così velocemente che la giustizia, per quanto efficace, arriva spesso troppo tardi per limitare i danni. La condanna delle due responsabili mostra però che chi diffonde calunnie non può restare impunito, anche nel mondo virtuale. Quanto è facile cadere vittime di queste falsità? Cosa ne pensi? Lascia un commento. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti. Grazie.